Ciao dolcette e bentornate nel mio canale. Oggi andremo avanti a giocare a Dolce Flirt al liceo e siamo sempre sul capitolo 39. Lo scorso episodio è stato alquanto fogoso perché abbiamo invitato Castiella in camera nostra, stavano per succedere delle cose, ma poi è arrivata la madre che ci ha interrotti sul più bello e praticamente ha invitato Castiella a bere del caffè con lei. Quindi non so cosa succederà e non vedo l'ora di scoprirlo. Cominciamo subito questo nuovo episodio che secondo me sarà fantastico. E andiamo a vedere quello che accadrà. Siamo usciti da camera mia e siamo andati in salotto. Eravamo in corridoio quando Castiella mi ha sussurrato all'orecchio. Che cos'è successo prima sul tuo letto? Perché me lo chiedi? Ho davvero pensato che mi avresti mangiato tutto intero. Ho sorriso, molto a disagio. Non mi mancava certo la voglia, anzi. Ah, eccovi. Sono davvero contenta di conoscerti ufficialmente. Ho sentito molto parlare di te. Cosa? Ma che cosa sta blaterando? Ho l'impressione che mia madre si stia divertendo. Come se si vendicasse del segreto che le ho tenuto nascosto a lungo. Visto che hai già avuto modo di conoscere mio marito, cominciavo a sentirmi esclusa. Castiele si è trattenuto dal fare una risatina. Diciamo che abbiamo fatto conoscenza. Mi sento a disagio pensando al sermone di mio padre. Mamma sembra apprezzare la conversazione. Allora, parlami un po' di te. Sei nella stessa classe di mia figlia? Come avete simpatizzato? Visto che passava il tempo a correre a destra e a sinistra, era impossibile non notarla. E poi mi ha aiutato a risolvere certi problemi personali. Che carini! È vero, mi ha fatto sorridere. Sento la porta che si apre, è tornato anche mio padre! Come se non bastasse mia madre con il suo interrogatorio. Lancio uno sguardo di scuse a Castiella. Mi ha guardato, ma non mi è sembrato tanto a disagio. Allora si è alzato con calma ed è andato a salutare mio padre. Filippo, c'è un ospite! Lo vedo! Siamo tutti rimasti in attesa di un gesto di mio padre. Ciao, come stai? Faccio un bel respiro. Per il momento, almeno, niente sermone in vista. Almeno per ora, i miei sembrano molto accoglienti. E in un baleno hanno cominciato a scambiarsi aneddoti imbarazzanti su di me. E credo che la cosa li faccia parecchio ridere. Per fortuna che sua figlia è arrivata al Dolce Amoris a rendere le cose meno noiose. Allora è un vero peccato che l'anno stia per finire. Allora, Keris, sei andata a vedere i voti? Com'è andata? Ah, è vero, non te l'ho neanche chiesto. Sono andata benissimo. Ho parlato dei miei voti e sembrano davvero molto contenti. Bravissima, anche se non ne dubitavo affatto. Neanch'io. E a te? Come sono andati gli esami? Papà si gira verso Castiella. Castiella non ha ancora visto i suoi vo. Ma certo che li ho visti. Ho avuto tipo 8 di media. Come, scusa? Come hai fatto ad avere 8 di media se non studi mai e sei svogliato a lezione? Ma è un genio sto ragazzo. Guardo Castiella. Non ci credo. Cosa? Il fatto che io non sopporti la scuola non vuol dire che io sia un asino. Lo guardo stupefatta. Sono sicura che non ha neanche avuto bisogno di ripassare. Ma come fa? Sono quasi gelosa. Complimenti a tutte e due allora, ve la siete cavata alla grande. Il resto del pomeriggio è stato piuttosto piacevole. Abbiamo parlato di tante cose e poi Cassiella è andato a casa. È un ragazzo molto affascinante e credo che ci tenga molto a te. Cerca di mantenere un minimo di diffidenza comunque, non si sa mai. Che carino mio padre a preoccuparsi per me. Sono andata in camera mia. Dai, meno male, è andata bene alla fine. Wow, che pomeriggio assurdo. Per cominciare, sono saltata addosso a Castiel e ho cominciato a spogliarlo. E poi ci è mancato poco che mia madre ci beccasse. Per finire con un pomeriggio in famiglia, davvero molto simpatico. Chissà che cosa ha pensato Castiele dei miei genitori. Tra l'interrogatorio di mia madre e le osservazioni un po' aggressive di mio padre,
Sono sicura che li abbia trovati un po' strani, anche se credo di aver comunque limitato i danni. Quasi quasi è stato un momento davvero carino. Credo che vadano piuttosto d'accordo. E finalmente non dovrò più nascondere ai miei genitori che ho un ragazzo. Sono davvero sollevata. Mi sono addormentata pensando a noi due sul letto. Le sue mani sul mio corpo, la sua pelle nuda. Ho passato i giorni seguenti con i miei genitori che reclamavano la mia presenza per un fine settimana in famiglia. Mi ha fatto piacere passare del tempo con loro, anche se non ho avuto il tempo di vedere il mio ragazzo. Ho anche aiutato Rosa a ripassare per i suoi esami, perché purtroppo ha sbagliato tutto. Invece non posso negare che mi abbia fatto tanto piacere che Ambra e Lee dovranno fare gli esami di recupero. Stamattina ho potuto dormire fino a tardi per la prima volta dopo tanto tempo. A quanto pare sono quasi in vacanza. Quando gli esami di recupero saranno finiti, tra qualche giorno, sarà il mio ultimo giorno al liceo e immagino che i professori faranno il loro tradizionale discorso di arrivederci. E sarà forse il momento di dire arrivederci ad alcuni dei miei compagni di classe. Una cosa è certa, non voglio perdermi questa giornata per niente al mondo. Nel frattempo sono libera come l'aria. Che cosa potrei fare oggi? Allora, potrei fare un po' di shopping, per una volta. Potrei fare un po' di shopping al centro commerciale. Ok, usciamo. Forse però è meglio che mi cambi. Ok, fatto, ho cambiato la dolcetta, quindi andiamo un po' in giro adesso. Boh, negozi. Ma guarda, c'è Thomas, il fratellino di Iris. Ciao Thomas, che ci fai da queste parti? Ciao Iris, che piacere vederti. Non sono solo, sono con la mia... La tua? Oh non ci sto credendo, no, non è lei. Ditemi che non è lei. No, no, no. Io non mi aspettavo di incontrarla. Ma c'ha il seno ancora più grosso dell'ultima volta che l'abbiamo vista. Ma perché non si copre un po' se è svergognata? Comunque devo dire che da quando le hanno rifatto la grafica è molto più carina. Peccato che la odio così tanto, però. Ehi, tu, piccoletto! Ti avevo perso di vista! Debra! Ma che cosa ci fa qui? E poi con Thomas? La mia babysitter Debra. Ti Oddio, non potevano fare una scelta peggiore, ma Iris lo sa. presento Keris, un'amica di mia sorella. Ci conosciamo già, a dire il vero. È vero, avevo dimenticato che avete frequentato lo stesso liceo per un po' di tempo. Abbiamo anche dei bei ricordi, noi due insieme. Il suo commento cinico era quasi impercettibile, ma il suo sguardo è molto esplicito. Nessuno tranne Thomas, che forse non l'ha notato. Non ho potuto risponderle, non sapevo cosa dire. Perché sono ancora sotto shock dall'averla incontrata. Debra, babysitter di Thomas. E in più, lui sembra volerle bene. Ma come ha fatto Iris a nasconderci una cosa del genere? E poi, ad un tratto, mi sono decisa a dire qualcosa. Ciao, Debra. Ok, niente di originale per ora. Ciao. Si vede che è piuttosto a disagio. Forse ha paura che dica a Thomas come si è comportata in passato. Devo reagire, non posso mostrarmi debole davanti a lei. Non sono più la stessa di qualche mese fa che si è lasciata intimorire. Cerco di restare ben dritta con la schiena, incrocio le braccia e assumo un'espressione accigliata. Allora, come ti vanno le cose? Con la musica e le canzoni? Debra sembra presa alla sprovvista. A dire il vero, ho smesso tutto. Davvero. Ho ricominciato gli studi e per guadagnare un po' di soldi faccio qualche lavoretto qui e là. Debra è una babysitter bravissima. Contenta per te? Sarebbe piaciuto anche a me avere una babysitter rock and roll quando ero piccola. Debra sembra sollevata che io non abbia detto nulla sul nostro passato. Grazie. Sono molto fortunato, è vero. Dobbiamo andare, Thomas, altrimenti faremo tardi. Hai ragione,
Buon proseguimento di giornata. Anche a voi. Li guardo mentre si allontanano. Non riesco ancora a credere di aver rivisto Debra, nemmeno io, è stato terribile. Anche se ha ancora lo stesso look, credo che in fondo sia un po' cambiata. Anche se qualcosa mi dice che non è certo diventato un angelo. Spero solo che si occupi bene di Thomas e che stia lontana da Castiel soprattutto. Sono andata verso il parco per camminare un po'. Che incontro strano, non me l'aspettavo. Debra era stata odiosa l'ultima volta che l'ho vista. E anche se ne è passata di acqua sotto i ponti, non riesco a dimenticare quello che mi ha fatto. E neanche quello che ha fatto subire a Castiel. E siccome ero persa nei miei pensieri, non ho visto che stavo per andare addosso a qualcuno. Ehi, guarda un po' dove vai! Ma chi è? Oh, ma è Peggy? Parola mia, sei sempre su una nuvola tu! Ciao Peggy, scusa, non ti avevo vista. Che cosa ci fai da queste parti? Sto cercando degli argomenti per un reportage. In un parco? E di cosa vorresti parlare? Dei bisticci tra bambini o dei cani che si sono persi? Non capisci davvero. Qualsiasi cosa può diventare uno scoop. Basta solo essere al posto giusto nel momento giusto. Calmati Peggy, stavo scherzando. Quanto è suscettibile. Se lo dici tu. Adesso devo andare, il dovere mi chiama. Vieni per l'ultimo giorno di scuola? Certo. Bene, ci vediamo lì allora. Si sta facendo tardi, devo andare al centro commerciale. Ciao Peggy. Allora, autobus, fermata, ok. Tempo di arrivare alla fermata dell'autobus e ha cominciato a piovere a dirotto, te pareva la sfiga. Fantastico, sono finalmente in vacanza e piove. Almeno sarò al riparo nel centro commerciale. È arrivato l'autobus, il biglietto costa $1. Salgo sull'autobus. E la scala mobile è fuori servizio oggi, cioè ma siamo proprio sfigate. Quasi quasi faccio un giro per vedere se ho bisogno di qualcosa. Allora fai un giro al centro commerciale, ok. Magari incontriamo anche qualcuno. Allora iniziamo ad entrare in tutti i negozi. Allora qui non ci sta nessuno, andiamo all'interno del negozio di Giovanni, non ci sta nessuno. Vabbè saliamo. Incontreremo qualcuno? Chi lo sa? Oh, lui? Dai, Ka, cerca di sbrigarti. Dobbiamo andare. No, vabbè, non ci credo. No, mi fa troppo ridere. Ecco Carla e Samuel. Ma che stanno combinando? Carla sembra agitata. Amore, sei lì dentro da un'ora. E non ho potuto provare neanche una volta. Mi avvicino. Ehi, voi due, ciao. Oh, ciao Keris, come stai? Che cosa hai detto, cuoricino? Non ho sentito, stavo passando sotto un tunnel. Adoro. Ma che cosa le prende? Niente di grave, non ti preoccupare. Sto solo provando un casco VR e credo che adesso stia facendo una corsa di automobili. Ok, smetto, è stato davvero troppo divertente. Ehi, ciao Keris, sei lì da tanto? No, sono appena arrivata. Hai già provato uno di questi cosi? Sono incredibili. È stato divertente anche solo guardarti. Sembrava che ti avessero attaccato migliaia di vespe impazzite. Invece no, cercavo solo di prendere le stelle filanti a bordo della mia navicella. Bello. Eri comunque troppo carina. Sei tu ad essere troppo carino. Sono davvero molto innamorati questi due. Keris, ti stai godendo i tuoi primi giorni di vacanza? Diciamo. E giovedì verrai a scuola per l'ultimo giorno? Certamente, anche tu? Certo, ci sarò. Sono molto curiosa di vedere cosa ci propone la preside. Ah, mi ero dimenticata di questo. Io no. Adesso che ci penso, non ho proprio idea di cosa possa essere. Ma lo scopriremo giovedì. Adesso devo andare, ti auguro buona serata. Anche a voi, a presto. Per quanto mi riguarda, penso che continuerò a fare un giro. Ok. Area di ristoro, interno di Clara, non ci sta nessuno, quindi scendiamo. Scala mobile. La vetrina del negozio di intimo mi tenta.
E se avessi la stessa malattia contagiosa di Rosa? Quella dell'ossessione per la biancheria intima. Adesso comincia a piacere anche a me. Adesso entro, ma solo per dare un'occhiata rapida. Chissà se questo completino di pizzo crema sta bene con la mia carnagione. Forse mi starebbe meglio questo body bordeaux. Tiro fuori il telefono e faccio due foto, in intimo? All'intimo, ok. Pensavo che noi ci stessimo fotografando in intimo e già mi stavo preoccupando. Prendo il telefono per scrivere un messaggio a Rosa. Secondo te, quale mi sta meglio? Certo, noi ovviamente, stando con Castiel, iniziamo a trovare l'intimo interessante. Invio. E poi mi rendo conto che l'ho mandato alla persona sbagliata. Oh mio Dio, a chi l'abbiamo mandato il messaggio? No, no, no! Non ci sto credendo. L'ho inviato a Castiel. Ma perché? Ma che idiota! Come ho fatto a sbagliare? Perché sembra nata. Se questo non è un gesto idiota! E la sua risposta non si è fatta aspettare, certo, cioè... Castiel si è visto recapitare due foto con l'intimo. Oddio mio. Secondo me, quello che ti sta meglio non ce l'hanno in negozio. Castiel, che risposta è? Ho messo a posto il telefono, sono tutta rossa. Esco dal negozio senza comprare niente, basta, andiamo via. Preferisco uscire prima di combinare qualche altro disastro. Continuo a girare a zonzo nel centro commerciale. Cioè, ma che figura. E quindi a Rosa non l'abbiamo più mandato alla fine il messaggio. Evitiamo, non mandiamo più messaggi a nessuno. Soprattutto non con l'intimo. Salgo di nuovo su, ma devo incontrare qualcun altro o devo fare shopping o che ne so? Non so dove andare. Davanti Virgil, entriamo. Ciao Keiris, Kim, hai visto chi c'è? Ehi, come stai? Come mai sei tutta rossa? È per colpa della scala mobile, ho salito le scale e mi è venuto il fiatone. Se lo dici tu. E che ci fai da queste parti? La stessa cosa tua, immagino. Sto cercando di evitare la pioggia e guardo le vetrine. Più o meno, facciamo lo stesso. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe stato così difficile trovare qualcosa da fare durante le vacanze? Raga, le vacanze cominceranno come si deve solo quando avremo detto addio alla nostra prigione. Parlo del liceo, ovviamente. Che tristezza, non credo di farcela. Mavio, non è triste, è la vita. Come mi fanno ridere queste due. Nonostante siano tanto diverse, sono diventate davvero delle buone amiche. Ci siamo salutate e sono andata via. Non ho trovato niente di interessante oggi. Adesso me ne torno a casa e cerco di non pensare più al messaggio che ho mandato a Castiella. C'è una parola, che figura. E dopo aver cenato con i miei sono andata a dormire. Questi primi giorni di vacanza sono stati davvero piacevoli. Mi sento molto più riposata di prima. Anche se questo pomeriggio al centro commerciale non è stato un gran successo. E ad essere sincera, trovarmi Debra davanti mi ha fatto tornare in mente certe cose. E nonostante quello che mi ha fatto passare, mi dispiace un po' che la sua carriera nella musica non abbia funzionato. Immagino che voglia dire che sono una persona gentile. Anche se mi ha fatto piacere incontrare Carla e Samuel, oltre che Violet e Kim. Per non parlare del messaggio inviato per sbaglio. L'altro giorno sul mio letto, poi il messaggio con la foto della biancheria intima. Castiel deve pensare che io sia molto disinibita. Ma tanto non è così. I giorni seguenti sono passati molto rapidamente. Mi chiedo spesso perché i noiosissimi giorni di lezione sembrano durare anni, quando invece le vacanze finiscono alla velocità della luce. Domani è l'ultimo giorno di scuola. La tradizione vuole che gli alunni dell'ultimo anno vengano a scuola per salutare i professori e prendere tutte le loro cose. Sono sicura che tutto questo mi renderà triste. Non so se sono del tutto pronta ad abbandonare i miei amici. E poi, che cosa farò? Mi sono alzata e mi sono preparata in fretta. Si comincia. E andiamo. A scuola per l'ultimo giorno. Vabbè, non ci sto credendo. Oh, quindi è l'ultima volta che vedo il liceo. Ho beccato Rosa vicino alla porta.
Allora, non hai voglia di andarci? Sono stanca. Questa settimana mi ha messo fuori gioco. Non ne posso più. Voglio dormire. Ma dai, sono sicura che passeremo un momento piacevole tutti insieme. Chi può dirlo? Magari sarà l'ultimo. Niente più esami, né drammi. Rischiamo di annoiarci, non pensi? No, non penso proprio. La preside deve ancora dirci qual è la sorpresa che sta organizzando. Ah, cavolo, me ne ero dimenticata. Ti giuro che sto per andarmene. Torno a dormire. Non mi farebbe male una giornata senza drammi né complicazioni per una volta. Andiamo, prima che ci ripensi. Entriamo a scuola. Che strano vedere il liceo vuoto. Normale, visto che ci siamo solo noi dell'ultimo anno. Mi fa venire l'ansia una scuola vuota, ma ancora più che una scuola strapiena. Non possiamo biasimare nessuno nel caso in cui abbiano deciso di non venire. Oh no, sarebbe davvero triste se fosse così. Andiamo a vedere se almeno dentro c'è gente. Ci sarà qualcuno, no? E ad un tratto si sente il rumore del microfono. Ish! Buongiorno a tutti! Sono la preside Scherzmaschi. Un saluto particolare agli alunni dell'ultimo anno. Ci tengo a complimentarvi perché la maggior parte di voi ha finito gli esami e anche con un certo successo. Per celebrare la fine di quest'anno e l'inizio, per molti di voi, di una nuova vita fuori dal liceo Dolce Amoris, abbiamo deciso di prepararvi una sorpresa. Domani sera siete tutti invitati al ballo di fine anno che si terrà in palestra, che per l'occasione sarà addobbata a dovere. Oddio, è bellissimo come in America, io lo amo! Un ballo di fine anno? Ragion per cui, visti i tempi stretti, chiediamo a tutti un minimo di partecipazione per aiutare ad organizzare una festa d'eccezione. Avete sentito? Direi di sì. Ancora un annuncio dei più stupidi. No dai, è bellissimo. Ma io non so ballare. Questa stupida di lì che se ne va in vacanza, ma non poteva aspettare altri 2 giorni? E adesso da chi mi faccio aiutare per scegliere il più bel vestito per la serata? Per il vestito non so che dirti, ma se mai ti interessasse un nuovo taglio, con piacere. Una festa da ballo domani. E Keris, avevi ragione, credo proprio che non ci annoieremo. Non ci credo, sono sicura che sarà bellissimo. Devo dire che è davvero una bella sorpresa. E ad un tratto, di nuovo dei rumori strani. Sono di nuovo io, la preside. E chi fosse intenzionato ad aiutare per i preparativi, può fin da ora recarsi in cortile. A breve formeremo i gruppi che si occuperanno dei diversi compiti. Vi aspettiamo domani alle 22 per il ballo. Dimenticavo, la serata è a pagamento. Vi invito quindi ad acquistare biglietti domani sera all'apertura delle porte. Non devo dimenticarmi di portare un po' di soldi allora. I fondi raccolti con la vendita saranno utilizzati per i club di sport e giardinaggio. Consideratelo come il vostro ultimo contributo al liceo. Ragazze, pensate di aiutare per l'organizzazione? Io scelgo certamente. Sarà davvero carino fare una serata tutti insieme per un'ultima volta. Rosa, vieni anche tu? Scusate tanto, ma non mi sento per niente in forma. Penso proprio di tornarmene a casa e riposarmi un po'. Tanto so che comunque ci vediamo tutti domani. Povera Rosa, in effetti ha una faccia. Spero di vederla in forma domani. Keris, allora andiamo in cortile per sentire cosa dicono? Certo, andiamo. Keris, aspetta. Ti andrebbe di andare insieme a comprare qualcosa da metterci? Con piacere! Ok, allora vediamoci più tardi al negozio di Leith. Dopo che avrei finito di installare tutto e che io avrò dormito qualche ora in più. Perfetto allora, a dopo. E io mi fermo qui per il momento dopo questo bellissimo episodio. Nel prossimo vedremo quindi i preparativi per la grande serata. Io non vedo l'ora di vedere questo ballo perché secondo me sarà fantastico. Fatemi sapere cosa ne avete pensato voi giù nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticatevi di mettere un like per sostenere il canale. Se non siete iscritti, iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!